qual è la nostra forza, quali sono i nostri punti di forza, cioè quali sono le cose che di noi fanno la differenza, quelle cose che ci fanno uscire. Lo sapete queste cosa sono? Sì. Quali sono quelle cose che ci fanno uscire dalla massa, quelle cose, qual è quella spada che ci permette di combattere là fuori, cioè là fuori dove adesso ovviamente in questo momento il mondo del lavoro, cioè lo sappiamo tutti, è una giungla ed è veramente un combattimento farsi spazio all'interno del mondo del lavoro. E il nostro talento, la nostra forza, la nostra unicità in qualche modo è quella cosa che ci può far fare da apripista, ci può far fare largo all'interno di questa giungla, perché ognuno di noi sicuramente ha dei talenti unici e ha delle storie uniche da raccontare. Un'altra cosa importante che secondo me dobbiamo cercare di mettere in luce, a volte anche con noi stessi, non necessariamente nei confronti del pubblico, e quali sono i nostri valori fondamentali. Cioè, ognuno di noi, sotto quello che fa, ha dei principi e dei valori, e questi principi e dei valori in qualche modo si devono incastrare, proprio come un puzzle, con tutto quello che facciamo, con le nostre passioni, con il nostro lavoro, col rapporto che abbiamo nei confronti delle persone con cui lavoriamo, con i rapporti che abbiamo nei confronti proprio del lavoro, delle cose che facciamo. Facciamo un esempio. Cioè, è inutile che ci mettiamo a parlare o a raccontare di allestimenti museali se poi il nostro sogno è quello di fare i grattacieli. Chi è che vuole fare i grattacieli in questa classe? Nessuno. Ok. Quindi ognuno di voi siete in linea con i vostri valori, ma c'è tanta gente invece che vorrebbe fare delle cose, sogna delle cose, ma poi se ne mette a fare altre, a raccontare altre, e alla fine semplicemente non è credibile, perché questo nella comunicazione traspare la coerenza fra quello che ci abbiamo dentro, tra quello che siamo e tra quello che ci sforziamo di raccontare. Cioè, come se, che so, un architetto che si mette a fare il palazzinaro, però dentro di sé è uno che è attento alla sostenibilità, all'ambiente, all'equilibrio, alla biologia e tutte queste cose qua. Quindi coerenza tra i valori e quello che raccontiamo. Per far questo, ovviamente, noi dobbiamo avere una visione. Per avere una visione di noi stessi non è sempre una cosa facile, è sicuramente una cosa che ci si può arrivare ovviamente distaccandosi, guardando la nostra realtà, guardando il nostro mondo dall'alto, estraniandoci un attimo dal contesto in cui viviamo. La visione è un po' una mappa, no? È un po' la nostra mappa, la mappa che noi seguiamo tutti i giorni per arrivare a fare quelle cose che vogliamo fare. Questa è la visione, secondo me, è una cosa molto importante, perché è proprio quella cosa che noi, nella nostra comunicazione, nella comunicazione del nostro brand, dobbiamo raccontare costantemente. Perché ovviamente non dobbiamo rubare, diciamo, le visioni degli altri. È chiaro che ognuno di noi ha un mentore, no? Ha una persona, che so, di riferimento. Voi avrete un architetto di riferimento che seguite, che vi piace, che la cui idea, la cui visione in qualche modo l'avete sposata e avreste voluto fosse la vostra fin dall'inizio. E questo è giusto, ognuno di noi deve avere un mentore e un punto di riferimento, però a un certo punto noi ci dobbiamo creare la nostra visione nostra, ed è quella che, tornando al discorso di prima, ci rende unici e ci permette di raccontare al nostro pubblico qualcosa di unico. E sicuramente questa cosa qui è quella che fa la differenza. Vi faccio un esempio sempre nel nostro settore. Se la vostra visione è quella di, boh, diciamo, di un'architettura pulita, clean, leggera,
e la vostra idea è quella di fare delle mostre fatte in questa maniera, cioè è inutile che andiamo a fare dopo le mostre dove le mostre barocche piene di roba dove zuffondiamo qualsiasi cosa semplicemente perché magari il cliente ce l'ha chiesto o sta andando di moda in quel momento, oppure al contrario, se siamo fissati che la mostra deve essere una roba impenetrabile, piena di roba, dove la gente deve uscire con la panza piena, ok, facciamo quello, non è importante, l'importante è essere coerenti con quella che è la propria visione. Alla fine questo, per certi versi, alla gente non importa. Tornando a quello che diceva lei prima, che a volte la mostra può non aver successo perché la mostra è brutta, non sempre è così, perché a volte dipende anche come la racconti. Adesso possiamo fare il paradosso che anche la mostra più brutta del mondo potrebbe fare 100.000 visitatori. Ovviamente non è così, perché a un certo punto si spargerà la voce che la mostra fa schifo e va bene. Però questo per esagerare e per dire che comunque dobbiamo portare avanti con coerenza e convinzione nella comunicazione, ma io dico anche nella vita, però poi dopo nella vita ognuno fa quello che gli pare. La nostra visione è il racconto di qual è la nostra visione che c'è sotto o attorno, sopra, se vogliamo, a quello che vogliamo fare.